Ragazzuoli, ciao a tutti, buongiorno. Che freddo ragazzi stamattina. Meno 2, meno 2. Mi sono scordati i guanti, dunque ho le mani ghiacciate. Però dai, in qualche modo si fa, eh. Non è un po' di freddo che ci ha mai fatto male, assolutamente. Allora, dunque, oggi che vi ho portato ragazzuoli? Oggi vi ho portato lo storico e mitico Garrett GT 2500. Lì c'è la versione full pack ragazzi con Dupiastre, le cuffie wireless e la borsa e la copertura in pelle dello schermo. Allora, vi ricordate sto campo ragazzuoli? È quello che ci siamo venuti con l'XP Deus 1. Non so se vi ricordate che poi là sotto c'è un altro campo e sopra ancora c'è un altro campo. Facciamo un altro girettino oggi col mitico garrettone. Allora, andiamo ad accenderlo. Dunque, menu. Allora, programmi. Andiamo su Relic. Poi, sensibilità. Adesso partiamo con sede fabbrica. Vediamo come lavora. Questo, ragazzi, è il metal, è stabilissimo, eh. Comunque non è come un Atimax o un Atipro che togliete una tacca o due e il metal lavora da Dio. Questo a volte bisogna togliere qualche tacca di sensibilità. Adesso vediamo come lavora così de fabbrica. Poi threshold lo lasciamo così. La frequenza si è disturbato, ma non mi sembra se va spostata, dunque per adesso la lasciamo così. Volume l'alziamo al massimo. I toni lasciamo così. Allora, search mode mettiamo l'imaging, ok, che quando passate sopra il target più o meno vedrà la profondità e la dimensione del target. Poi allora, surface e limit, praticamente questo qui ragazzi, se l'attivate andate a eliminare i primi 4 6 centimetri, 10, quanto volete voi, lo impostate e andate a eliminare i target in superficie. Adesso questo lo teniamo spento perché non ci interessa. Poi salt elimin, questo si usa specialmente sulla spiaggia, ma noi adesso non ci interessa perché siamo su terra. Audio bel tone lo lasciamo attivo, believe non lo mettiamo, tanto abbiamo chiuso il ferro. Questa è la batteria ragazzi, se avete le batterie ricaricabili, vedete, allora guardate. Cos'è lampeggia? Se avete le usa e getta lo lasciate che lampeggia. Se mettete le ricaricabili come ho io adesso, mettete la scritta fissa. Poi la luce, niente. Pronti. Andiamo in operate. E via ragazzuoli. Batterie cariche. Tutto settato. E direi che se parte. Partiamo ragazzuoli. Allora, è il brutto di sto metal quando è uscito, il brutto, cioè alla fine non è niente di che, però è importante ragazzi, il copripiastra. Io, questo, il copripiastra va comprato a parte ragazzuoli, perché il GT 2005, per chi l'ha acquistato, per chi ce l'ha, sa che arrivano le piastre senza copripiastre. Prendi una botta oggi, prendi domani, ragazzi, si rovinano. Dunque, io gli ho preso come vedete, il copripiastra. Allora, metal impostato e partiamo. Questo metal ragazzi, la spazzolata ovviamente non è in Deus, non è che ha la velocità di Deus, dunque spazzolata tranquilla, spazzolata tranquilla ragazzuoli. Speriamo che si buca perché agghiacciato il terreno dovrebbe essere parecchio duro. Mi ha spizzicato un bel ferro gigante. Questo ragazzi è metal, ha fatto la storia. Infatti se vedete ragazzi ancora la versione full pack che ho io costa più o meno 1500 euro. Poi c'è il base, ne costa, mi sembra, 1149, che arriva solo con sta piastrina.
Io ho la versione Pro Pack con doppiastre, cuffie, borsa e cover. Non è mai sceso, ragazzi, sto metal di prezzo, perché è metal che ancora ad oggi funziona veramente, veramente da Dio. Funziona veramente da Dio. Cioè, guardate, guardate che stabilità che c'ha. C'ha una stabilità, ragazzi, imbarazzante, imbarazzante. Ecco, ora siamo in ricerca, stiamo vedendo che il metal è stabilissimo, non fa un minimo suono, a meno che c'è un ferro grosso come prima, veda la sfumatura del tono, poi ve chiude. Ecco, se vedete che è così tanto stabile, potete andare a aumentare la sensibilità. Andate piano piano, prima se va in attacco, se ritorna Super 8. E aumentiamo fino a che si vede che il metal lavora bene, senza falsi segnali. Poi qui, ragazzi, se vedete, c'è l'erba alta, a tratti anche bella dura, ma non fa un minimo falso segnale. E il bello di sto metal è anche questo, su posti molto 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 mineralizzati, ragazzi, è metal che vi dà delle grandi soddisfazioni. E qui vedete, ragazzi, che l'età non conta, perché io, come vi dico sempre sui video, io ho sempre preferito i metal datati a quelli di ultima generazione, ragazzi. Sono gusti personali, eh? Non che quelli di ultima generazione vanno male, eh? No, no, assolutamente. Però per gusti miei, i metal vecchi, ragazzi, so i migliori. Faccio per dire, anche Deus 1 rispetto a Deus 2 io lo preferisco, ma non de poco. Se uno mi chiede quanti punti gli dai a Deus 2, 40. Quanti punti gli dai a Deus 1, 100. È così, ragazzi, è così. Ma questi sono solo i miei pensieri, eh. Allora, metal stabilissimo, andiamo alza un'altra tacchettina di sensibilità, tac, ok, metal acceso, vedete, voi in base al terreno dove siete o alzate la sensibilità o la diminuite fino a che il metal risulta stabile. Poi l'imaging che ha, che vi fa più o meno capire la grandezza e la profondità del target, ragazzi, è spettacolare, veramente spettacolare. Ora, dato che sto campo, la passatina già gliel'abbiamo data col Deus 1, andiamo a vedere se sul campo sotto com'è. Ecco, qui c'è un ferro, vedete? Vedete dove mi dà il quadratino? Guardate, dato che sicuramente è un ferro, vedete? Ecco, mi chiude ed è ferro, perché il ferro l'abbiamo chiuso, come ho detto prima. E invece qui abbiamo un target. Vedete? Guardate l'imaging come me lo dà. 4 pollici, oggetto. Guardate, non troppo grande, più o meno delle dimensioni di una moneta. Pinpointer.
Anche qui c'è l'imaging. Vedete? Sei pollici ed è no, un pochino più grande della moneta, perché la moneta ve la dà dentro sta linea qua. Ha un pinpoint, ragazzi, sto metal micidiale, è talmente preciso quando ve suona che va arriva al massimo e il target è dentro, diciamo, il buco della piastra centrale. Guardate che precisione, avete visto, ragazzuoli? Oh, ora si vede se si buca. Ah, dai, pensavo peggio, ragazzuoli, invece mi sembra che si buca abbastanza. L'abbiamo tolto, molto bene, direi benissimo. Ok, allora vediamo un po'. Ah, accidenta, ma che non ho preso i guanti, sto a morire. C'ho le mani ghiacciate, momenti mi sembrano manco più diti. Dai, dai, che fa bene, fa bene. Ah, la punta di una cartuccia. Aspettate che non mi va la vibrazione. Ok, allora. Dunque, questo ce lo mette sulla borsettina e via. Andiamo a ricoprire la buchetta. Avete visto comunque? Delle dimensioni più grandi della moneta, se aveva ragione, perché era un oggettino così e i pollici ci stava più o meno, 6 pollici. Ora preciso preciso in centimetri non ve lo so dire, proprio un con precisione, però andiamo avanti. Ecco qui, vedete? Ecco, c'è il ferro. Spazzola questo metal, ragazzi, è qualcosa di formidabile, ecco, formidabile. E il peso, allora, e il peso, ragazzi, se andate a vedere, è metal che è più di 2 kg. Ok? E uno dice più o meno al peso del CTX, no? E uno dice: mamma mia, sopra 2 kg te spacca il braccio. No, ragazzi, non spacca il braccio. È talmente bilanciato bene che poi guardate, non, questo nasce senza, diciamo, alloggio per lo strap. Perché? Perché è bilanciato talmente bene, ragazzi, che voi in ricerca non vi dà nessun tipo di problema il braccio. È veramente, cioè, ragazzi, sentite che suono, è un orgasmo, è un orgasmo, è un orgasmo. Questo è qualcosa di grosso, guardate come me dà, guardate. Guardate. Ci andiamo col pinpointer. Che è più preciso l'imaging. Eccole qua. No, al vedenne è grossissimo. Vedete più o meno sì, più o meno ha ragione. Se una cosa, allora, se volete fare una cosa precisissima. L'imaging è ottimo anche quando siete in spazzolata, ma per avere una cosa, diciamo, un'idea precisa, pinpointer. Ecco qua.
Comunque è un oggettino grande. Vediamo, oggi in confronto a quell'altra volta quando siamo venuti col Deus, si buca bene, eh? Non posso dire il contrario. L'abbiamo tolto, l'abbiamo tolto, l'abbiamo tolto. Aspettate che mi tiro sui pantaloni che quando mi metto giù, mi si tira su, dico prendo il freddo della schiena, siamo a posto. Ci manca che prendo una frescata e siamo a cavallo. Questo che è? È una cartuccia. Una cartuccia alla punta. Ali. Andiamo avanti. Io adesso ragazzi sto lavorando in relic, dunque chiuso solo il ferro. Se volete chiude lamierini, tapi, tutte queste robe qua andate su coin, che vi chiude parecchio, però io non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio, ragazzoli miei. L'abbiamo tolto. L'abbiamo tolto, eh. Ah, questo si stacca, ragazzoli. Questo ve lo fa vedere se uno vuole legare la cinta. Tirate indietro. Questo è il vano batteria, ragazzoli. Guardate. Se volete potete legarlo alla cinta, però io mi trovo, diciamo, bene così perché mi bilancia tanto, mi bilancia tanto il metal. Ok, andiamo a vedere. Comunque oggi non è proprio brutto brutto, eh. C'è qualche nuvola, ma sembra che vuole uscire anche un po' il sole. Allora, vediamo. Eccola qua, eccoci qua. L'anellino. Anellino. Perfetto. Ricopre. Ale. Guardate.
vedete ragazzi, questo meta ragazzi agli anni, cioè, guardate come lavora. È un piacere spazzolarci, è un piacere. Ferro, vedete come chiude. Ah, lei, vi ricordate? È quel posto maledetto che dico, c'è il ferro, ragazzi. Evitiamo di andarci, tanto ci siamo già passati col Deus. C'era un sacco di ferro. Ecco, qui abbiamo la dimensione che di solito è una moneta. Non sempre, però, guardate, adesso ma... sbarellato un attimo. E a volte ci fa, a volte ci fa. A volte ci fa quando non è niente di buono. Quando non è materiale buono. Che magari, certo, non è ferro, ma alluminio, può essere tante cose. Di solito quando sbarella è per quello. Ecco, adesso che ho tolto un po' di terra è più preciso. Vediamo che è quello, vedi? No, andiamo un pochino più in giù. No, 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 questo non è materiale, secondo me, buono. Non è niente di buono, insomma. Vediamo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. O è qualcosa di veramente piccolo. Pointer acceso, dovrebbe sentire. E allora, vedete ragazzi, quando è l'amierino, no? E siamo d'accordo, infatti l'avevo capito dall'imaging, da come lavora il meta, no? Quando mi dicono le frequenze basse perdete la roba minuscola. E io dico sempre, ragazzi, non è vero niente, perché con Relic ho trovato robe minuscole in profondità che con nessun altro metal. E Relic lavora con una frequenza bassissima. 4,6, dunque, 4,8. Guardate, adesso vi faccio vedere sto pezzino dell'amierino. Vi faccio vedere il mio mignolo. Ecco qua. E infatti un lamierino, dall'imaging l'avevo capito, e poi quando mi dava sui due pollici l'immagine tutta stretta, avevo già capito che era qualcosa di minuscolo, ma niente di buono. Difatti eccolo qua.
Perfetto, andiamo a ricoprire la buca. Ale. A posto. Eccoci qua. Oh. Partiamo, ripartiamo. Credetemi ragazzi, se sto metal ancora costa un sacco di soldi è perché veramente li vale ragazzi. Vale ogni centesimo di quello che costa ed è un metal che adesso non mi ricordo se era uscito nel 2002 o 2000, adesso non mi ricordo di preciso l'anno, ma questo da quando è uscito ragazzi non è sceso mai di un centesimo, anzi è aumentato. Ma un motivo c'è ragazzi, un motivo c'è. Certo, dopo sono usciti Atti Pro, altra macchina ragazzi che io adoro, adoro. Ma questo qui quando lo usi ragazzi possono uscire metal, 3000 metal innovativi, tutto quello che volete. Ecco, questo è qualcosa di grossino, dicevo, possono uscire 3000 metal. Ma quando vai in ricerca con GT, con un GT 2005, ragazzi, vi dimenticate di tutti gli altri metal, credetemi, è uno spettacolo. Andiamo a abbassare un pochino il volume che mi pare anche un pochino troppo alto. Mo tocca di indietro. Eccolo qua. De due ponti, tanto sentiamo uguali. C'è un sasso, ci famo spazio, ci famo spazio ragazzuoli, ci famo spazio. Ecco, eccolo va, che l'abbiamo tolto, ok. Buono buono, quanto è, ragazzi, quanto è bello sto metal, quanto è bello, è uno spettacolo. Troppo bello ragazzi, è una macchina da guerra, è una macchina da guerra ragazzi, una macchina da guerra. Per chi ce l'ha sto metal ragazzi, tenetelo stretto, credetemi, tenetelo stretto. Andiamo a vedere. Porca miseria, mi sembrava un anello, invece no, è il coso del tappo. Mi sembrava un anello. Lì per lì ci ho creduto. D'argento poi, d'argento. Lì per lì ci avevo creduto. Ok. È lì la stradina che porta sotto.
Era entrato il bel ton, ma una sfumata de ruggine. Andiamo di sotto, ragazzi, a fare un girettino, eh? Campo immenso, ragazzi, immenso. Dunque, qui mi piace tornarci, ragazzi, con altri metal, perché è un posto magnifico, eh? Ed è gigante. Anche qui, ragazzi, cioè, ci siamo passati così al volo, anche col Deus. Cioè, ancora questo sarebbe da farlo bene, no? Adesso andiamo di sotto per fare una giratina, ma qui ci tornerò, ragazzi, anche con altri metal, perché, ripeto, è un posto che mi piace da morire. Ma non perché ci sui target, ragazzi, che alla fine non c'è niente di che, robeccia, però è proprio bello il posto, mi piace proprio il posto, mi piace il terreno, mi piace tutto. Oh, abbiamo un segnalino. Andiamo a vedere. Oh, qui abbiamo incontrato un po' di sassi. Qui abbiamo incontrato un pochino di sassi, eh? Ecco qua. Olì. Ah, ragazzi, l'imaging, se volete toglielo in ricerca, cioè quando spazzolate, potete farlo, eh? E vi si attiva solo quando attivate il pinpointer. Ma a me fastidio non dà, anche se in ricerca non è preciso come quando metti il pinpointer, però io lo attivo sempre, che fastidio non me lo dà per niente. Andiamo. Un pinpointer, ragazzi, ultra preciso, veramente ultra preciso. Ecco, l'abbiamo tolto. Ok, vediamo. Dove si nasconde? Eccolo. Ah, un bel tappo. È un tubetto questo. È un tubettino. Vabbè, mettiamo sullo zaino. Ok. Andiamo a ricoprire la nostra buca. Mi raccomando, ragazzi, non smetterò mai di dirlo. Va rispettata la natura, va rispettato il contadino, ragazzi. Vanno rispettate le regole. Perché sapete che il metal detector si può comprare e si può andare a ricerca. Però ci sono delle regole, ragazzi, che vanno rispettate. Perché questo deve essere un divertimento, ragazzi, non un lavoro. Tanti che sento, no, le notizie che vanno nei siti archeologici. Ragazzi, che dovete fare? Cioè, che dovete. Questo innanzitutto deve essere un hobby. Ok, un hobby che vi permette di stare a contatto con la natura, ok?
Perché io dico sempre, ragazzi, se trovo qualcosina sono contento, ma se non trovo niente sono contento uguale. Non vado a cercare chissà cosa, ragazzi. A me, quando io vado in ricerca, ok, che lui mi suona, anche se è il lamierino, a me, ragazzi, quello che mi dà emozioni del metal è quando mi suona che io apro la buca. Poi, ragazzi, il target viene in secondo momento, non mi interessa. Prima cosa è passeggiare in mezzo alla natura, con uno strumento, provarlo, vedere come lavora, è quello il bello. Non ha senso, ragazzi, che andate sui posti vietati. Sapete, c'è il divieto, c'è la legge, no? C'è una legge, ragazzi, ve lo dice chiaro. Perché continuate a fa danni, ragazzi, andate dentro i siti archeologici? Quante ne beccano, ragazzi? E mi dispiace, fanno bene, ragazzi, fanno bene. Le forze dell'ordine o le autorità competenti fanno bene, ragazzi, a fargli il culo a ste persone. Perché? Che cazzo andate dentro un sito archeologico, ragazzi? Ma se c'è una legge che lo vieta, ma perché cazzo andate nei siti archeologici? Poi, che succede, ragazzi? La prendono con tutti noi detectoristi, anche se come me o come tanti altri ci sono le persone oneste che sti strumenti qua li usano solo per hobby, per passatempo, e non gli frega un cazzo di trovare, vi faccio per dire, la moneta romana. Ok? Andiamo di mezzo tutti, ragazzi. Come io, come tante altre persone oneste che lo fanno per hobby, per passatempo, come chi va a caccia, come chi va a pesca, ragazzi. Ma che deve essere il lavoro, ragazzi? No, non può essere il lavoro questo, perché non è legale. Dunque, ragazzuoli, evitate. Guardate le zone a vincolo archeologico, non ci dovete andare dentro, ragazzi. State lontani. State lontani, ragazzi, perché poi ci si rimette tutti e non va bene, perché è un hobby salutare, un hobby che vi permette, ripeto, di stare su sto paradiso, ragazzi, è un paradiso. Dunque, rispettate le regole e più che altro rispettate la natura e il contadino. Chiudete sempre le buche, quando possibile chiedete i permessi al proprietario del campo, io lo faccio sempre, ragazzi, io tante volte vedo un campo, mi piace, c'è una casa vicino, vado a chiedere, è vostro il campo? Sì, posso andare col metal? Certo, vai, vai. Oppure, è il vostro il campo? No, sapete di chi è? Un contatto, ce l'avete? È tanto facile, ragazzi, ci vuole 2 minuti. Regole basilari che vanno rispettate, ragazzi, vanno rispettate. Non voglio fare la predica, perché tanti di voi già lo sanno, ma magari chi comincia adesso, se pensa di prendere il metal per trovare il tesoro, ragazzi, non è così. Cioè, non è proprio così. Assolutamente. Dunque, rispettiamo tutte le regole, ragazzi, e se vive tranquilli tutti. Ma se comincia a andare su siti archeologici, non rispetta le regole, fa tutte ste cagate, oppure pubblica monete romane di un certo valore sui social. Io non ho social, ragazzi, ma non perché diciamo so contro, a me non mi importa, ognuno è libero. Io non lo faccio dei social perché, ragazzi, a me quando incontro diciamo una persona, no, dopo tanti anni, fa piacere, fa due chiacchiere. Se io ho Facebook, io so vita, morte, miracoli di tutti quanti. Non c'è gusto, ragazzi, non c'è gusto, ma è un'idea mia, Io non ho Facebook, non ho solo WhatsApp, ecco, YouTube per condividere la mia passione, ma se parlo solo di metal. Non è che mi metto a raccontare cose mie personali, eccetera. Dunque, ecco, io volevo fare sto piccolo discorso più che altro per chi comincia, che se pensa di prendere il metal allora va a trovare il tesoro. No, partite già col piede sbagliato, comprate il metal per fare delle passeggiate in mezzo alla natura. Punto. Poi se volete cercare il tesoro, volete fare, passatemi il termine, i coglioni, e dopo, ragazzi, ve meritate quello che sta succedendo in giro. Perché ogni tanto ne beccano qualcuno. E ragazzi, mi dispiace, fanno bene a fargli il culo. Mi dispiace, fanno bene a fargli il culo, perché se ci sono delle regole, vanno rispettate. Punto. Se continua. Andiamo qui. Ecco,
Ecco, lì è quel posto pieno, 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 pieno di ferro. Segnale un po' balordo. Vediamo, dovrebbe essere qualcosa di grosso. Questo non è che mi garba, questo non è che mi garba tanto. Non è bello chiaro. Ah, qui è pieno di sassi. Se incomincia a bucare male, eh. E non mi piace che no, e non mi piace che no. Ora ve lo faccio vedere subito. Purtroppo a questi ragazzuoli miei non gli si può fare niente. A questi non gli si può fare niente. C'era un ragazzo, ragazzi, vi parlo di anni fa. Su un forum, no? Su un diciamo una sì, era un forum dove facevano delle domande, no? De metal detector, e c'era sto ragazzo, mi è rimasto impresso, ragazzi, sta cosa, che poi ho cominciato a dirla anch'io perché è simpatica. La scarpa de mucca, no, ragazzi? Sto ragazzo dice: non c'è verso di andare a eliminare la scarpa di mucca che è stata forgiata dal demonio. Questa è la cosa, non me la perché è talmente simpatica, talmente vera, ragazzi, che anche io ho cominciato ogni volta, dico, ecco, la scarpa di mucca che è forgiata da Satano, dal demonio. È la verità. È la verità, ragazzi. Non c'è verso. Non c'è verso. L'unico, dico, l'unico che se in profondità non gli fai niente, ma sei un po' a galla, l'unico che diciamo riesci a capirlo bene è il Deus Uno, è il Deus Uno, ragazzi. Ma se in profondità non c'è metal che tiene, eh? La scavate sempre. Qui è pieno pieno di ferro, eh. Voi non lo sentite perché l'ho chiuso, ma c'è, ce n'è tanto. Sento delle sfumature di ruggine che mi fa, che mi dà come risposta sul metal, e lo vedo dal quadratino che è sempre fisso su ferro. Guardate. Oh, scendiamo giù, eh. Guardate. Ragazzi, che meraviglia, che posto. Qui ci torneremo con tanti metal, perché mi piace da morire. È un posto che mi piace da morire. Pieno pieno di ferro, specialmente su sta discesina che porta al campo. Pieno pieno. Ah, allora. Direi proprio niente male, eh? Direi proprio niente male. Andiamo a vedere. Targhettino appena scesi.
Questo è piccolino, eh. Non è grande. Ah beh. Ok, qui che è? Se buca. Non si buca. Non si buca. Forse l'ho tolto. Andiamoci da pinpointer. Quanto è bello, quanto è bello. Io ripeto ragazzi, anche la piastra grossa, questa è quella da 9,5, ma la piastra grossa non mi piace. Non è che lavora male, lei lavora bene, ma preferisco questa sul GT. L'Eagle Eye, i piastroni l'ho provati ragazzi e per carità non hanno niente a che fare con quelli dell'XP. Gli Eagle Eye, parer mio, non vanno. Non funzionano bene. L'ho avuti ma non mi piacciono. Pezzettino piccolo piccolo di piombo. Ok, si riparte. Ecco, una spazzolata tranquilla. Perché ragazzi non ha la velocità, la reattività d'Endeus. Dunque, spazzolata tranquilla. E state sicuri che col GT non perdete niente. Certo, non andate a chiudere troppo, ragazzi, eh. Ecco, proprio il massimo a rally che vi toglie solo il ferro, eh. Vedete? Vi toglie quassù. Solo il ferro, però non andate in coin ragazzi, anche se scavate se solo roba buona, ma se caso che perdete anche robina bellina magari ecco. Laggiù se non sbaglio si scorre il fiume perché viene giù da qua e dovrebbe, ecco, andare giù da quella parte. Ancora ferro, vedete? Ferro grande. Comunque c'è una pace, ragazzi. Con sto rumore del fiume che scorre è qualcosa di indescrivibile, ragazzi. È una pace, ragazzi, veramente. La natura è qualcosa di meraviglioso. Segnalino.
coraggio, cioè più un qua, se mai. Poi vediamo, eh. Eh no, è proprio dentro la buca. Preciso, preciso. Ecco, qui si buca un pochino meglio. Ok, andiamo. Ancora dentro. Ancora dentro. Andiamoci del pinpointer, almeno si vede precisamente dov'è. Ah, vedete ragazzi, questo l'hanno fatto anche, vedete come erano fatti i metal vecchi, pensati bene. Se lo mettete in terra avete il cavallettino. Ok, allora andiamo a vedere com'è qui la situazione. Vediamo un po'. E qua giù. E laggiù. Dunque gli diamo un'altra bottina di qua. Segni sassi però. C'è un po' di sassi. Noi piano piano si cavano. Piano piano i sassi si. Ancora giù. Fra un po' se trova il petrolio, non cadere. Scusate ragazzi che ho fatto sto movimento, ma mi sta per cadere. Ho visto la telecamera del telefono che ha vibrato tutto, vi chiedo scusa, ma mi sta per cadere. Ok. Va. Guardate che buca. Ah, cucchiaio. Cucchiaio. La parte in fondo. Se era intero era meglio. Vabbè. Va bene. A top. Ok. Ogni tanto ragazzi cambio pinpointer. Ogni tanto ne tiro fuori uno, qualcuno dal garage. Così per cambiare un po'. Come faccio con i metal, ci mancherebbe. Allora, andiamo a ricoprire il cratere. Per benino. Ah, c'è un po' di terra anche qui, della buca. Eccoci qua. Ale. Ok. Perfetto. Andiamo avanti.
Qui chiude un po' ferro, eh. Chiude un po' fermo, questi qui li scavo sempre, ragazzi. Questi li scavo sempre. Questi li scavo sempre. Io adesso lo sto usando in disco, come avete visto, ma per chi ama fa la militaria eccetera, consiglio di usarlo in all metal. No, era ferro, vedete? Era ferro perché me lo chiude, però ora che tanto che ci siamo, che l'abbiamo tolto, se va a recuperare e si mette dentro alla borsettina. No. Eh no, invece non era ferro. Invece non era ferro. Me lo chiudeva ferro perché è qualcosa di fino, 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 fino. Strano, eh? Sembra un filetto a forma di... un po' lesse un anello, ragazzi, perché la forma non lo ricorda per niente, perché vedete come va chiudendo ovale. Se era anello era un po' più tondeggiante, più tondo, però è un oggettino particolare. Un oggettino particolare questo. Lo suona bene, vale. Andiamo a ricoprire. Se prosegue. E si prosegue. Sfumata del ferro grosso. Adesso, ragazzi, c'è un botto di ferro, eh? C'è tanto 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 ferro, ragazzi, guardate, tanto tanto ferro, e guardate come chiude, cioè chiude veramente da Dio, ragazzi, da Dio, chiude veramente divinamente. Voglio arrivare là perché voglio vedere se dovrebbe... torrente scorre
di qua, fa la curva, viene giù da di là, fa la curva e mi sa che viene qua, di qua. Adesso ci guardiamo, sono curioso di andare a vedere com'è. Ma anche perché io pesco anche, ragazzi, io faccio anche la pesca. Avevo pubblicato un video, non so se vi ricordate, che avevo preso lo storione, poi l'ho tolto il video perché giustamente non c'entrava niente col canale, ragazzi. Col canale del Metal Detector non c'entrava niente. Dunque l'ho eliminato tanto. E dunque, ecco, mi fa piacere andare a vedere com'è perché chissà, magari che è un postino buono per le trote quando è il periodo. Madonna il ferro! E che è? Una discarica! Ecco, qui abbiamo un segnalino. Dove si va a nascondere? Prendiamo il pinpointer, va. Per fa prima, eh. Qua giù. Ehi, siamo arrivati. Però è bene che pio la vanga. Almeno siamo arrivati, dovrebbe essere qua giù. E vai. Che l'abbiamo tolto. Che l'abbiamo tolto. Vediamo. Dove sei? Un lamieraccio. Un lamieraccio, eccolo, va. Una bella striscia della miera. Rio. Che sarà Rio Mare, boh. Che c'è scritto? No, Cirio. I pomodori, i
i pomodori cirio. Pomodori cirio. Beh, andiamo a ricoprire. Vai. Oh, ci stiamo avvicinando, eh? Mo' so curioso. Ecco un altro target. No. Vediamo. Io ragazzi, come vedete nei miei video, non uso quasi mai il pin pointer su nessun metal, ma sul GT mi piace proprio ragazzi, mi piace proprio usare il pin pointer. Oh, e che è accaduto? Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora, andiamo. Che è? Oh! La fibbietta. E vai. La bellina, va. Fibbiettina. Una fibbiettina. Aspettate che ritrovo. Una bellina, va. C'è ancora anche l'attacco. Un bellino.
un altro targhettino. Eccolo qua, che l'abbiamo tolto. Un filettone, filettone di rame. Eccolo qua, un filettone di rame. Ali. La sega di sto copripiastra piena è questa che ci si accumula, guardate, però girate così una bottina leggera e non si stacca perché è tutto mollo. Questa è l'unica palla, poi dovete sempre pulirlo quando tornate a casa, ragazzi. Poco male, perché tanto i metalli pulisco sempre. Che spettacolo, ragazzi, posa un attimo il metal. Che qui è veramente uno spettacolo de posto. Ah, questa scende addirittura. Top! Che spettacolo, ragazzi! Che bel posto, mamma mia! Qualche trota ci vuole anche essere qua, eh! Ci vuole sta qualche trota! Che bello, ragazzi! Posto magnifico! Veramente, veramente magnifico! Bello, bello, bello! Cavolo! Bene! Ragazzuoli, ragazzuoli miei, abbiamo fatto un'oretta e un quarto col mitico Garrett GT 2005. Io direi di staccare, ragazzi, che sono anche da fare un po' di giri stamattina, però dai, sono contento che ve l'ho fatto vedere, ragazzi. E che dire, ragazzi, è metal ancora ad oggi formidabile, formidabile, ragazzi, questo è l'aggettivo da dedicare a sto metal, la parola giusta, formidabile. Niente, ragazzuoli, grazie come sempre di seguirmi, ragazzi, stiamo crescendo sempre di più e veramente per me è una cosa bellissima. Sono veramente felice che apprezzate quello che faccio, ragazzi. E spero, ecco, di darvi sempre dei contenuti belli. Cerco sempre di portare metal della mia collezione. Ogni video è un metal diverso. Ma prima o poi, ragazzi, so che anche i metal della mia collezione, o metal in generale, finiscono, perché non è che sono infiniti i metal. Dunque, spero di portare comunque sempre delle novità. Quando non si potranno portare più novità, magari si riparte con qualche metal più vecchiotto, si fa qualche video, insomma, ecco. Comunque,
Grazie ancora a tutti ragazzuoli, grazie veramente tanto. Vi do un grandissimo abbraccio ragazzi e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccione e buona giornata.